Oggi abbiamo portato l'analisi dei progetti che abbiamo fatto come Città Slow Turbigo. 5 anni che siamo Città Slow, quindi era giusto fare un bilancio, un primo bilancio dei progetti portati avanti, dell'approccio che abbiamo sostenuto e dei risultati ed analisi dei risultati che abbiamo ottenuto, in modo da lasciare un'eredità, uno spunto per i progetti successivi, come ampliarli, come renderli più robusti, come renderli più condivisi. Abbiamo analizzato quelli che sono i fattori critici, il tempo, la condivisione, lo scambio di informazioni con le altre città slow piuttosto che con le altre associazioni del territorio, e abbiamo deciso di verificare la possibilità di ampliare questi progetti anche su un ambito territoriale più ampio. Noi siamo all'interno del Parco del Ticino, all'interno di questo parco ci sono ben 5 città slow e quindi ci sembra giusto che sia arrivato il momento di coinvolgere anche il parco, di coinvolgere le altre città slow in progetti comuni, provare a ampliare questo modo di vita, le parole chiave, questo modo di vita slow, di città slow, anche a tutto un territorio molto ampio, che è già territorio MAB UNESCO, quindi è già un territorio molto importante dove la natura, dove un certo stile di vita è già presente, e quindi cercare di condividere queste esperienze e di portarle all'interno dell'associazione Città Slow, di tutti i coordinamenti nazionali e internazionali, in modo da avere sempre questi feedback e di capire anche con le altre reti internazionali come possiamo fare sempre più rete comune, come sempre più condividere queste esperienze. Noi abbiamo approcciato molto sulla progettualità verso i ragazzi, che sono la nostra vera ricchezza, il nostro futuro, e anche qui ci siamo posti nell'ottica di farci insegnare dai ragazzi il loro approccio e il loro stile di vita. Noi siamo convinti che i ragazzi sono molto più aperti a quello che è venuto fuori anche in Assemblea Generale oggi, come l'utilizzo delle nuove tecnologie per far leva sul nuovo, sul nostro stile di vita, sullo stile di vita che viene fuori dal manifesto Città Slow. Slow non vuol dire un ritorno all'antica, non vuol dire un ritorno al passato, vuol dire vivere le tradizioni con un approccio teso al futuro, quindi anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie, su nuovi approcci, e su questi i ragazzi sicuramente sono maestri nell'insegnarci il loro modo di affrontare queste problematiche.